Tragedia a San Giovanni Rotondo, dove nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione al piano terra di via Placentino, nel cuore del centro storico a due passi dalla residenza municipale. All'interno della casa si trovava un ragazzo disabile affetto da autismo di 26 anni, Antonio Mangiarotti, il quale a causa delle fiamme ha tentato la fuga attraverso una finestra senza riuscirvi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, i carabinieri della compagnia di San Giovanni e la polizia locale coordinata dal comandante Antonio Acquaviva. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale, dove è deceduto per intossicazione. Sono in corso indagini per stabilire le cause dell'incendio. Il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla, rivendica con forza la presenza permanente dei vigili del fuoco in città.